figlie del muro sono uno spazio Prima virtuale. Che i tre tempi si differenziassero nei loro nomi, l'era innominata, l'era di Lindimonio e l'era di Jetzermin, Kasmandund non esisteva ancora e l'abisso non era ancora stato battezzato. Vi era solo Betsku, nel quale Markeruber ardeva come un fuoco perenne, violento e fiero. In quella fiamma Betsku forgiava la sua stessa voce. Non v'era che fuoco, e un immane ammasso di calore si contorceva nella sua illimitatezza. Allora Betsku volle far esplodere quell'immensa eccitazione che ardeva sbranando se stessa in ogni istante, e ruppe nel fuoco, distendendo sotto di esso un oceano. I figli del muro è un non luogo. I figli del muro dentro lo spazio è una web. Zona virtuale. È l'ombra dei senza padre è che scivola fra che le intercapedini dell'inferno, è passando di alveo in alveo, spazio, attraversando le piazze della rete, dove si raccontano sulle le quali più si sofferma storie, e racconta la sua storia. Ombra e luce tra gli alvei dei figli del muro battaglie. Non si sentiranno intricanti musiche di sottofondo, né si assisterà al miracolo dell'alta definizione del computer. È un viaggio. Il mondo viene che non semplicemente vada, rappresentato. Al mondo. Nei figli ma del muro, il cosmo mondo stesso è il contenitore spazio dei contenitori. Le una prigione incasellata di celle che prende la forma di un immenso alveare. Ogni cosa per un senza padre si trascina dentro il suo contenuto, ben legato in ceppi. Perciò il montaggio scarno dei video intreccia ciò che gli occhi dei figli del muro vedono con quello che raccontano nel loro non luogo virtuale. Pensate a questo canale come una raccolta di poesie che parlano di antichi fuochi carnivori, ombre mai dimenticate da chi nel mondo si è scontrato con il loro furore. Buon viaggio in questo piccolo ade del web chiamato I figli del muro.